Ripartiti subito, ricominciato da dove avevi finito, cioè segnando. Sì, fa piacere segnare perché comunque per un attaccante è importante, però fa piacere segnare e vincere per la squadra. Dopo un mese e mezzo di lavoro abbiamo sudato, abbiamo lavorato, abbiamo seguito un nuovo staff che hanno le loro idee. Penso che oggi già si è visto qualcosa, giocando dal primo all'ultimo minuto, dando tutto per la maglia e sudando per il compagno che magari c'è vicino. E quindi quello è spirito di gruppo, è spirito di squadra. La cosa fondamentale secondo me è quella. Scherzosamente i tifosi qualche volta ti hanno rimproverato per qualche passaggio mancato. Questa volta un assist al bacio per Agnelli e un'ottima intesa con Iemmello, no? Sì, io sono un giocatore che comunque rischia sempre la giocata, cerca sempre di fare la giocata del compagno. A volte va bene, a volte va male, però sono abituato a prendermi le responsabilità e quindi magari farò tanti errori durante l'anno, però penso che farò pure tante cose positive per la squadra. In società si professa umiltà, si mantengono i piedi per terra, però magari tra i calciatori nello spogliatoio si sogna, no? Dove può arrivare questo Foggia? Noi siamo consapevoli di essere un gruppo forte, ma forte perché siamo uniti e perché siamo una famiglia e perché sappiamo e siamo consapevoli di avere delle qualità importanti. È chiaro che con l'arrivo di Potenza, cioè, ci siamo completati là dietro e diremo la nostra partita dopo partita, con i piedi per terra, ma consapevoli che possiamo fare bene dappertutto e giocare da Foggia dappertutto. Quindi nessun timore anche nelle piazze calde, anche da un punto di vista psicologico. Io ti rispondo con una risposta secca, noi siamo il Foggia.